Cari amici della C, siamo all'evento Ricoglitive, è un evento di integrazione dove tutto il borgo apre le porte, soprattutto alla cucina tipica di Mangone in provincia di Cosenza. E ora ovviamente io proverò tutto. E ti ho detto lascia stare, lo sai benissimo quello che ti ho dato. Allora, questo festival Ricoglitive funziona davvero? Da dove venite? Da Toronto, Canada. Ma avete mangiato qualcosa? Sì, vite patate con la pizza. Buona. Ma il cibo meglio in Calabria o in Canada? Qui, a Mangone, basta. Iniziamo da una cosa leggerissima. Rigatoni cuppurpet. Ah, giusto per non farsi riconoscere in paese. Rigatoni al sugo, purpette. Forse ho visto anche del caciocavallo. E la domenica a pranzo, che sapore si può fare? Scusate, l'ho detto in dialetto, però buonissimo. Siete pronti alla potenza dei carboidrati? Ora vi faccio vedere una cosa particolarissima, ovvero pasta fritta cresciuta servita nell'insalata di pomodori e olive. Quindi praticamente la pasta si inzuppa dell'olio. Olio, sugo di pomodoro. Sostanzialmente per la dieta va benissimo, l'insalata, c'è la verdura. Ora la stiamo mangiando, diciamo così, da street food, ma immaginatevi a casa almeno una coppa da 2 kg. Pensate a un po' di peperoncino all'interno di tutto questo. La Calabria, semplice e buona. Quindi maestro, pizza, con patate, pepe e patate. E viva la leggerezza. Bella ripiena, un uccello, ecco qua. Ma immaginatevi che vi diano come bomboniera o matrimonio una cosa del genere, io apprezzerei. Potremmo fare un incidente diplomatico perché qui questo, la pizza con pepe e patate, la chiamano morsello. A Catanzaro potrebbero ricordare un'altra cosa, però sono appena uscite dalla frissura, bruciano tantissimo, però come sono buone. Non è che io sia raccomandato, però diciamo che non faccio la fila alcune volte. Ovviamente, polpette di carne, polpette di melanzane, stavamo aspettando le polpette di riso, ci voleva troppo tempo, arancino fatto da loro all'anduglia. Carne, si sente proprio il sapore di carne, a me piacciono così. Polpette di melanzane. Sapore del pecorino, l'aglio, sono perfette, queste una tira l'altra, pericolosissima. Arancino di riso preparato dalla signora. Riso per nulla scotto. Un arancino buonissimo, non me l'aspettavo a dire la verità, in un evento di paese. Nduglia e mozzarella, e l'anduglia si sente tutta. Andiamo avanti. No, che c'ho un po' un calo di zuccheri. Un prosciuttino vorrei assaggiare e basta. Sì, sì. Ho la glicemia bassa, continuiamo, continuiamo. Romy, che ci hai preparato? Ma che salsiccia è questa? Bellezza. Ora, mi hanno offerto anche il pane, però non vorrei esagerare, che la salsiccia di fegato ci vorrebbe un bicchiere di vino. Bella, pesante, fortissima di sapore. Bei ricordi, salsiccia di fegato. Ma mica abbiamo finito, andiamo. E ora come digestivo, gnuccoli e fagioli, ovvero con la suraca e peperoncino. Gnuccoli con la suraca, gli gnuccoli sarebbe un impasto per fare la pasta che viene grattato e cotto nel brodo. Col peperoncino, abbiamo detto che il peperoncino è molto forte, ecco qua. Guardate che meraviglia. Buonissimo, ma il peperoncino come si sente? Buono!
Questi big boss sono dell'associazione I Pignatari. Ma lo sapete che uno dei dolci più antichi della Calabria cambia nome da zona a zona? Noi li chiamiamo i mostazzuoli. Miele, noci, pochissimi ingredienti. E mo lo proviamo perché c'è la signora che mi sta guardando con una certa ansia. E ovviamente, se parliamo di cibo tipico, i cuggiuriggi, ma questo signore lo fa ripieno con la sua nduja artigianale. Vi giuro che non ce la faccio più, però quando mi ospitate nei paesi io vi amo. Vediamo la Lady Calabria Food Porn che, per non rifiutare nulla, cuggiuriggio ricoperto di zucchero. E ovviamente si termina con il dolce forno storico calabrese da zia Teresina. Anche da zia Teresina le pizze impigliate, ma il dolce vero, i turdibri. Stiamo anticipando Natale. Turdillo con le uova, come fanno nei paesi, buonissimo. E quindi dopo questo percorso gastronomico per tutta Mangone, possiamo dire che la Calabria è anche questo, anche questa è la Calabria Visione.